Salve a tutti con la rubrica L'intervista. È con noi il primo cittadino di Fabriano, Giancarlo Sagramo, al quale ovviamente diamo il benvenuto e oltre a fare gli auguri di Pasqua alla cittadinanza, al comprensorio, cogliamo l'occasione per sottoporre il sindaco a qualche domanda. Senti, sindaco, i gettoni di presenza dei consiglieri li abbiamo ridotti. È l'inizio questo di una politica del cambiamento auspicata a livello nazionale, che può avere una ricaduta anche da noi. Buona Ma intanto, come abbiamo detto, Pasqua. Alessandro, fammi fare la buona Pasqua a tutti i cittadini, gli auguri che si possa trascorrere in Questo serenità con le famiglie. lo faremo alla Ah, fine. perché, ah, scusa allora, ma perché siccome credo che ce ne vogliono gli auguri in questo momento, sarei contento. Ecco, li facciamo in apertura Li così facciamo almeno in ci apertura e alla aiuta, fine. aiuta, aiuta. Ma per venire alla domanda, intanto io non credo che sia solo la riduzione dei gettoni l'elemento qualificante, ancorché fa risparmiare delle risorse. Noi li portiamo a termini di legge, come ho fatto in tutta questa azione amministrativa, dall'inizio, per quanto riguarda gli assessori, per quanto riguarda il sottoscritto, abbiamo applicato il minimo di legge. Che E questo corrisponde a 32 euro e qualche cosa. 32 euro e 46, cosa che per esempio abbiamo già applicato sulle commissioni. E che vorrei quindi applicare anche al Consiglio. Ho chiesto peraltro che, pur avendo presentato l'ordine del giorno nell'ultimo Consiglio, non è stato discusso, venga valutata la possibilità di renderlo retroattivo per qualche seduta, perché questo ci consentirebbe in sede di bilancio di avere un quadro più preciso. Ma questo lo definiremo insieme al Consiglio Comunale non appena ci andremo. È chiaro che ci sono quelle azioni che ci fanno consentire uno snellimento delle procedure amministrative e del Consiglio Comunale. Io ho proposto anche una riduzione dei tempi di intervento. Perché il Consiglio Comunale, come sostengo sempre, non è il luogo dove si parla all'infinito, è il luogo dove si decide. E è una politica che decide, a mio modo di vedere, che è quella che ci fa spendere di meno. Perché si fa una discussione, ma si chiude a un certo punto e si vota. Poi, se nel voto ci si esprime, l'ambito della discussione può essere nelle commissioni. Infatti ho proposto anche che una volta che un atto sia stato discusso in commissione, quando esso sia stato elaborato e va al Consiglio, possa essere votato solo per dichiarazione di voto, quando c'è un assenso di massima. Senti, altri risparmi che la giunta Sagramo ha attuato dall'inizio del mandato, vogliamo riepilogarli? Non ci sono macchine blu e poi anche nel bilancio. Si è tanto parlato di queste presunte macchine blu che peraltro nessuno ha mai No, visto. c'era un'Alfa grigia vecchia vecchia che abbiamo messo in vendita, ma voglio dire, se quella era una macchina blu, E nessuno, non ci risparmi. sono autisti, ognuno va in giro con la macchina propria. Abbiamo ridotto il parco macchine, stiamo cercando di ridurre i consumi di energia elettrica, abbiamo ridotto i consumi di riscaldamento ove possibile, chiedendo per esempio quest'anno a tutti i dipendenti di tenere i termometri a 18 gradi, 19 sarebbe il minimo. Ho detto cerchiamo di stare un grado sotto, cerchiamo di risparmiare sulle spese correnti, su quelle spese che possono sembrare incomprimibili. Stiamo facendo un'operazione per risparmiare sui telefoni, sulle spese telefoniche. Stiamo cercando di lavorare in modo che ci siano meno inefficienze e queste si semplifichino alcuni procedimenti per recuperare personale e redistribuirlo. Abbiamo fatto un consistente taglio nei servizi sociali all'inizio perché non c'erano risorse per l'ultimo trimestre, che anzi vorrei riverificare in sede di bilancio. Perché chiaramente siamo intervenuti senza tagli lineari, guardando le situazioni una per una. Però credo che qualche economia di scala probabilmente si possa raggiungere e si può reintegrare anche qualcosa. Senti, un aspetto piuttosto sentito dalla cittadinanza che adesso vi segue anche attraverso il web, la disciplina in Consiglio Comunale, tanto invocata dal Presidente del Consiglio Pariano, dagli stessi consiglieri Grillini, cioè il rispetto dell'orario e anche, per quanto possibile, il seguire, il partecipare alle sedute dall'inizio alla fine. So che tu mi risponderai che molto sta alla coscienza individuale del consigliere e quindi la risposta dovrà essere data soprattutto a chi lo ha eletto, ma insomma, è possibile secondo te rendere il consiglio più disciplinato? Beh, noi, se ricorderai, avevamo iniziato già con il presidente Pariano dall'inizio, dal primo consiglio, a chiedere, è vero che il regolamento è lacunoso in questo, ma perché
quando si è intervenuti e si è detta una cosa su un argomento, si chiude quell'intervento, se ne fa uno, ci sarà una replica, ma se noi continuiamo a parlarci addosso, poi qualcuno prende e trova la scusa per andarsene, per dire tanto qui si discute e non si decide. Noi dobbiamo essere precisi, perché allora se rispettiamo dei tempi brevi, anche chi si allontana sa che perde quell'occasione per fare... 5 minuti l'intervento e la replica? La stessa. La stessa, cioè io credo in 5... Okay. Non voglio i tempi europei che sono di 3 minuti, ma in 5 minuti si dicono, se uno usa i tempi radiofonici o televisivi, sa benissimo che in 5 minuti si dicono tantissime cose. È che purtroppo per fare questo bisogna prepararsi prima, bisogna venire avendo analizzato gli atti, i documenti. A me piace, peraltro, come si sarà notato, io cerco di essere presente dall'inizio alla fine, a meno che non ci sia stato un impegno istituzionale a cui non posso derogare. Pensiamo anche che ci possono essere altre incombenze, insomma adesso la fiscalità totalizzante forse non è neanche... A me piace che i cittadini decidano vedendo, no? In questo caso hanno una webcam, possono vedere chi si comporta, come si comporta e potranno decidere nel momento del voto, perché credo che ogni consigliere debba rispondere alla propria coscienza, ma a coloro che lo hanno sostenuto. E poi dovrà giustificare certi comportamenti nei confronti dei cittadini. Senti, la raccolta differenziata nelle frazioni, sì, come stiamo andando? È una... prerogativa. Intanto devo dire che non, qualche difficoltà ce l'abbiamo avuta nella comunicazione, perché questo mondo che è pieno di comunicazione, che sembra che tutti sanno tutto, e non, è così globale. Non è così. Purtroppo anche le nostre interviste le vedranno alcuni, poi altri no. Scrivi articoli sui giornali, fai comunicati, ma non passano. Scrivi su Facebook, lo vedono solo quelli che hanno internet. Non siamo in grado ancora, secondo me, vedo anche, questo è un difetto che dobbiamo potenziare, di avere una comunicazione vera, reale, che colpisca il cittadino. No, abbiamo fatto degli incontri nelle frazioni, molto partecipati, con i comitati di frazione, e poi però ci sono cittadini, blocchi interi, che non sapevano che il giorno 7 non avrebbero più avuto il bidone, quindi si sono creati dei piccoli disservizi. Senti, ci confermi, sta andando molto bene. Ecco, ci confermi che l'ecomulta è stata evitata? Non ancora, dobbiamo avere la certificazione. Noi siamo come in attesa di avere la certificazione. Stiamo per esempio anche lì applicando modalità di risparmio. Probabilmente salteremo un passaggio, se riusciamo, vendiamo direttamente al Coreplan la plastica, perché abbiamo rilevato, certificato, che la plastica derivante dalla raccolta differenziata ha un grado di impurità sotto il 15%, che è un grado molto alto, e quindi probabilmente ci consente di venderla invece a 140 euro per tonnellata, 140 euro per tonnellata a 200 e qualche cosa. Okay. Quindi guadagnando una cifra che potremmo mettere per compensare le spese. E questo è tutto dato alla raccolta differenziata. Gli ispettori hanno fatto un buon lavoro, certificano chi ha sbagliato, e so che non ne sono state fatte tantissime, una settantina, 80 multe, però questo dà il segno, per esempio in un condominio, che bisogna attrezzarsi meglio, bisogna ragionare come comunità, perché la raccolta differenziata ci porterà molti benefici. Senti, i problemi relativi al lavoro, vorrei capire quali sono le misure che il comune può mettere a disposizione, che avete in parte, mi sembra, già attuato, come il consentire per esempio degli spazi per chi vuole venire da fuori, che potrebbero essere utilizzati, anche se è ovvio che il comune non può creare lavoro. Ecco, che cosa si può fare? E anche da un punto di vista personale ti vorrei chiedere quanta gente effettivamente bussa alle porte del comune con una certa disperazione, con anche la difficoltà in un certo qual modo di far fronte alle esigenze quotidiane. Guarda, è un dramma. E immagino. Assolutamente, però come mi ero proposto dall'inizio, per fare un sindaco a tempo pieno significa che devo dedicare un po' di tempo anche ad ascoltare chi vive questi drammi, e devo dire che ne vedo 3, 4, anche 5 di persone al giorno che hanno problemi di lavoro, ai quali naturalmente io non posso dare il lavoro, perché il comune, l'ente pubblico, il sindaco deve garantire una terzietà rispetto a tutti, devo garantire a tutti di avere lo stesso trattamento. Che può fare il comune? Intanto mantenere il lavoro che dà, e già questo è difficile perché con le riduzioni, perché se noi pensiamo, se riduciamo il servizio mensa significa perdere posti di lavoro, se riduciamo i servizi di pulizia per risparmiare togliamo posti di lavoro, e la chiusura di un asilo nido
ha comportato una razionalizzazione. Loro hanno fatto una specie di contratto di solidarietà e lavorano quasi tutte, ma alcune, quelle che erano precarie, non lavorano più. E questo è già ottimizzare le spese, mantenere il lavoro che abbiamo, è già dare degli stipendi. Ma abbiamo cercato di avviare alcuni correttivi urbanistici di semplificazione, per esempio la suddivisione dei capannoni. Io credo che potrà portarci delle opportunità nuove, perché oggi per dividere un capannone si pagava 6, noi l'abbiamo ridotto a 1, sì. Quindi è un'agevolazione. Abbiamo avviato un'agevolazione per tutti coloro, per esempio, che vogliono mettere su piccoli laboratori di trasformazione in campagna, nelle vecchie case, recuperando locali, facendo, che ne so, il miele o più i salumi o altre piccole produzioni legate magari a un agriturismo, legate a un'attività che agricola, che prima avevano un'altezza di 3 metri, ma le case vecchie non ce l'avevano 3 metri, abbiamo portato 2,50. Cioè stiamo attivando questi passaggi. Sì. Poi ci sono i passaggi legati, adesso ieri abbiamo presentato il progetto Smiling, trasferimento tecnologico che appoggiamo su Unifabriano, per avviare un'attività di start-up e di piccole imprese innovative, in particolare legate al trasferimento tecnologico, perché oggi un negozio, un'attività commerciale, magari uno l'avvia, ma con quali prospettive? Mentre invece dobbiamo tornare a essere capaci anche di produrre. L'ultima cosa che mi sento di dire, due cose, permettimi, sul lavoro, è portare a casa gli appalti che abbiamo avviato. L'appalto del Giano sono 6 milioni di euro, sono tanti lavoratori. La cittadella degli studi sono 19 milioni di euro di lavoro che rimane qui. Lo stesso project, se dovesse andare in porto e concludersi l'iter, sono altri 7 milioni di lavori. Sono lavoro che rimane sul territorio, sono molto importanti questi. Senti, ma l'ultima cosa è il territorio, l'ambiente. Se tutto va come pensiamo, porteremo a casa un altro pezzo di lavoro sul progetto Appennino, quindi sul recupero del dissesto idrogeologico, sulla ripiantumazione del ghiaccio. Vorremmo fare questi una puntata a parte. Sì. Sono anche lavori di una qualità non altissima, ma che consentono di essere diffusi. Senti, sii sincero fino in fondo, li vedi degli spiragli di ripresa oppure sei sconfortato di fronte alla mancanza di lavoro, all'inoccupazione, alla disoccupazione, questa cassa integrazione dilagante? Vedi, al di là di quello che si può dire, io mi armo di coraggio tutte le mattine, perché vedo tante difficoltà. E le difficoltà non sono, il problema è che non sono solo le nostre, è che siamo in un mondo che è in difficoltà, in un'Europa che è in difficoltà. Al di là di quello che si dice, la Germania sta soffrendo, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, abbiamo visto quello che è successo a Cipro. Qui è un problema globale di un'Europa che ha strutturato la sua capacità economica in un certo modo e non riesce a venirne fuori. Noi siamo dentro questa crisi con una crisi ulteriore. Quindi io devo dire la verità, vedo dei segnali che però non tracciano un cambiamento, non riescono ancora ad invertire la rotta, perché purtroppo ci troviamo dentro un momento critico che è critico in via generale. Stiamo cercando di essere accattivanti per degli investitori, sto ragionando anche con degli imprenditori che vorrebbero venire. Certo, però io dico, come ho sempre cercato di far capire a tutti, nel rispetto dell'ambiente naturale e della sicurezza dei cittadini. Senti, le due spine che stanno maggiormente a cuore ai cittadini, le questioni sulle quali si discute, si scrive, si parla di più, la casa di riposo e il fiume Giano. Dunque, la casa di riposo, se ho ben capito, il comune non ha più potestà per decidere, o meglio, il consiglio comunale non ha più potestà per decidere, una vicenda chiusa. Quindi, insomma, ci dici che andrà la costruzione nell'area dell'ITAS e non se ne parla più. Ma intanto è dal 17 di maggio, prima che mi insediassi io, che è stato deciso con un voto, ha completato un iter e ha detto che andava nella sede dell'ITAS, nell'ettaro che viene sottratto all'ITAS, quindi è dal 17 maggio, prima che arrivasse. Io in questo periodo ho cercato di mettere il comune nelle condizioni di adempiere gli impegni che con quegli atti si erano presi, perché se noi non rispettassimo quegli atti ci esponiamo a danni, a pagare penali, cifre consistenti, che io non credo che il comune debba pagare per una mia o un'incapacità della mia amministrazione di rispettare patti che sono stati sottoscritti precedentemente.
Una volta che noi siamo nella regolarità, credo che debba essere aspettato il ricorso al TAR, che avverrà nel mese di aprile, io credo, se non ci sarà un altro rinvio, però credo che debba essere aspettato il ricorso al TAR, e gli altri debbono essere, chi ci ha fatto la proposta deve essere nelle condizioni di rispettarla, di onorarla nella pienezza delle capacità. Quindi questo rimane. Quindi, però noi dovevamo essere noi in regola. Dovevate adempiere a degli impegni. Senti, quanto su Fiumiciano, visto che hai appena scritto una lettera a questo comitato... No, ho scritto un posto, ho scritto una risposta via mail, e un posto mail. Pubblico, perché credo che ho preso una linea, siccome abbiamo detto che l'ufficio stampa era troppo costoso, tutti anche il suo risparmio, però mi accorgo che nel mondo della comunicazione bisogna sapere anche dire, a sto punto... Credo che siamo alla fine del procedimento, posso essere anche un po' più esplicito, lo scrivo io personalmente, quindi me lo sono scritto personalmente sulla mia pagina. Io volevo e voglio portare a casa i 6 milioni di euro dell'appalto perché l'appalto possa iniziare, perché senza quei 6 milioni di euro non si parla di scoperchiamento di niente. Quell'appalto di 6 milioni di euro consente di portare, e è questo il dato significativo che dobbiamo riconoscere all'intelligenza dell'ingegner Ronconi e delle amministrazioni precedenti, di portare via le fogne da cielo aperto dentro il Giano, portarle in una fognatura che passerà sotto l'alveo del fiume e che ci consentirà la scopertura. Prima di tutto, se non ci fosse stato di portare via le fogne, non avremmo scoperchiato niente, perché i cattivi odori ci avrebbero distrutto. Allora, diciamo, portiamo a casa l'appalto. Una volta che l'appalto è nella contrattualizzazione tra noi e le società vincitrici, apriamo un tavolo e capiamo come possiamo fare, perché io conosco bene, come ho scritto, gli studi dell'Università di Perugia, sono venuti a me più volte, ma io non mi sono voluto inserire nella gara, perché la gara è un atto pubblico e in quel contesto ogni mia azione avrebbe significato favorire uno o l'altro dei concorrenti, cosa che io ho voluto sempre evitare. Senti, nel momento invece c'è un vincitore, l'appalto è affidato, e allora intavoleremo un ragionamento, tenendo conto anche di quello studio ulteriore che è stato fatto, che noi non avevamo in precedenza, non era stato fatto, ma non si poteva, non si doveva sospendere questa variante effettivamente sull'eventuale scopertura rispetto al totale della somma è esigua. Ma da quello che ho capito dovrebbe valere il 5-7%, quindi voglio dire, con 300.000, già intanto bisogna scoprirlo per lavorarci, certo. Quindi se uno lo scopre per lavorarci, prima di ricoprirlo, valuta quali sono i costi e i benefici. Io credo che questo vada fatto, vada chiarito, ne parleremo con la società, io non ho ancora, finché non c'è il contratto aperto io non parlo con nessuno, perché quando abbiamo il contratto, quello diventa un mio committente, e posso aprire e intavolare un discorso, ma io adesso, nella fase ancora interlocutoria, non voglio parlarci, non voglio parlare con nessuno. Abbiamo un minuto, auguri di Pasqua. Auguri di Pasqua, va bene. Ma io faccio degli auguri a tutti, che la Pasqua sia veramente un momento di rinnovamento e di cambiamento. Ma il cambiamento più che altro è interiore, anche nostro. Non chiediamo agli altri quello che non vogliamo fare noi. Partiamo da noi. Io vedo che mi chiedono rispetto delle regole, quello non fa bene, quell'altro non fa bene, però se dopo c'è qualcuno che deve chiedere qualcosa, lo chiede anche in danno. Allora io queste cose non le gradisco. Io gradirei che andiamo a cercare il rispetto delle regole tutti, perché in una società giusta, dove rispettiamo i diritti degli altri, io credo che potremo costruire una società migliore. E questo è un po' il senso della giustizia della Pasqua. La Pasqua riequilibra tutto. Bene. Tutto cambia con la resurrezione, io spero che sia anche per noi un segnale forte. È una resurrezione specialmente del mondo del lavoro, di cui tanto abbiamo bisogno a Fabriano e nel comprensorio. Grazie al sindaco Giancarlo Sagramola, alla prossima settimana con la rubrica L'intervista.